Batodò è atteso all'ingresso 4B. Batodò è atteso all'ingresso 4B. Dai, quando è che toccherà a me? Sono stufo di starmene fermo qua con le mani in mano. Ragazzino, dovrai portare pazienza. Qui veniamo chiamati a seconda delle necessità e della popolarità. Tu sei famoso? Boh, dai, dalle mie parti sono abbastanza conosciuto, diciamo così. Allora buon per te, avrai sicuramente più probabilità di molti altri, come ad esempio quello laggiù in fondo, lo vedi, quell'omone anziano che sta appoggiato a quell'enorme mazza con le punte d'acciaio? Si chiama Tetsubo Jutsu, il suo nome significa arte del Tetsubo, e una volta era chiamato spesso a combattere nelle battaglie da uomini molto abili e forti. Pensa che nelle leggende giapponesi veniva spesso utilizzato dagli oni. Era talmente famoso che aveva un detto tutto suo. Si diceva dare uno Tetsubo ad un oni. Un modo come un altro per dire che a qualcuno già abile viene dato un ulteriore vantaggio. E invece ora guardalo lì, solo e triste. La modernità ci ucciderà tutti prima o poi. Com'è negativo? Io penso che prima o poi qualcuno lo chiamerà. Magari deve solo darsi una rimodernizzata. Tu sì che sei ingenuo, ragazzino. Noi tutti siamo armi tradizionali messe da parte per i tempi moderni che non richiedono più la nostra presenza sul campo di battaglia. Ma veramente io... È inutile che insisti, ragazzino. Tanto quel vecchio testone non cambierà idea. A chi hai dato del testone? A te, vecchio zotico. Sempre a tarpare le ali ai giovani guerrieri. Io non tarpo proprio un bel niente. Dico le cose come stanno e basta. Tu dici le cose che ti fanno comodo. Perché non gli racconti un po' chi sei tu e quello che tu e il tuo amicone non avete fatto durante la storia del Giappone? Prima le signore. Guardate, davvero, non è che sia così importante. Allora mi presento. Io sono l'arte dei pugnali. Mi chiamo Tanto Jutsu. Venivo insegnata ai Bushi e usata come aiutino nei combattimenti corpo a corpo, visto che i pugnali si potevano nascondere nei vestiti. Ok, sono un'arte molto limitata. D'altra parte, l'arma è quella che è. Spesso venivo usata dalle mogli dei samurai quando era necessario combattere. E tutt'oggi vengo insegnata in forme diverse negli stili moderni. E a quanto ne so, mi utilizza anche una certa Taki di Soul Calibur. Quindi, vedi, vecchio lamentoso che non sei altro, che questo giovanotto ha ragione? Mai disperare. Ah, sì? Prova a fare questo tuo discorso alla tua cara amica Tojutsu. Chi sarebbe? Ecco, appunto, è esattamente il senso del mio discorso. La gente ci dimenticherà presto, vedrai. Comunque te lo spiego subito. Beh, se permetti glielo racconto io, visto che è di mia competenza. Prego, fai pure, tanto io sono qui a scaldare il posto. Piccolo mio, ora ti spiego. Tojutsu è una nostra antenata che si era specializzata nell'arte della spada, che però è caduta in una grave crisi di identità, in quanto in giapponese il termine To è utilizzato per parlare di una spada senza nessuna caratteristica particolare, se non per la curvatura della lama. Poi, spessissimo, la confondevano col fratello, Kenjutsu. Lui era l'anima della festa, ed era ben voluto da tutti i Bushi dell'epoca. Questo gli causò una grave depressione, veniva chiamata sempre meno. Fino a che un giorno, suo fratello, non decise di prenderla con sé e unirla alla sua tecnica. Una triste storia, certo, ma se vogliamo ben vedere, oggi sono entrambi felici e insieme. Sì, ma con un nome diverso e utilizzato quasi per gioco. Oh, ma sei impossibile! Beh, giocare è divertente. Almeno tu mi dai qualche soddisfazione. Nutro ancora speranze per il futuro. Sciocca! Neanche lui sa quello che dice. Beh, mio caro, ho fatto come volevi. Ho raccontato la mia storia. Adesso tocca a te. Perché non ti presenti? E visto che ti lamenti tanto del nome diverso di Tojutsu, perché non gli racconti del tuo, eh? Jodo? Non me lo ricordare, per favore. Ancora mi fa male questa cosa.
Cosa intende dire? La signorina intende dire che per sopravvivere si fanno anche le cose più disdicevoli. Ecco che cosa intende dire. No, oh, sei sempre il solito tragico. Sai cosa ti ci vorrebbe? Tanto jutsu è richiesta all'ingresso 1C. Tanto jutsu è richiesta all'ingresso 1C. Caspiterina! Mi hanno chiamata! Beh, è stato un piacere chiacchierare con voi. Ci vediamo la prossima volta. Ehi, aspetta, non hai finito! Ehi, bella gente, di cosa si sta borbottando qui? Eccolo, è arrivato. Oh, scusa se vi ho visti discutere e ho deciso di fare la mia comparsa assolutamente in modo immotivato per questo racconto. Il signore Scorbutico stava iniziando a raccontarci la sua storia. Ah, ma vi state ancora lamentando del perché non ci chiamano e che presto spariremo tutti per la modernità che, modestamente, io ho portato nel nostro magnifico paese? Di questo vi state ancora lamentando? Dai, vi prego, continuate. Ah, perché non è la prima volta che succede? Assolutamente no. Sarà almeno un secolo che questo vecchietto si lamenta. Almeno sua madre ha smesso di lagnarsi e se n'è fatta una ragione. Lasciala fuori da tutto questo! Anche lei si è adattata come meglio poteva. Esiste qualcuno più vecchio di lei? Ehi, ragazzino, un po' di rispetto. Comunque sì, è ovvio che esista qualcuno più vecchio di me. E ne vado fiero. Mia madre è stata la prima arma usata nella storia dell'umanità intera. Si chiama Bojutsu. È alta 1,80 m, ai suoi tempi andava parecchio forte, ma con l'arrivo delle spade si è ritrovata in difficoltà dato che lei è l'arte del bastone e si sa, le lame tagliano abbastanza facilmente il legno, ma nonostante tutto è ancora utilizzata come arma da difesa e compresa in moltissimi stili di combattimento. Poi ha avuto una discreta discendenza. Ci sono anche i miei fratelli gemelli Hanbo, che si allenano insieme nel Kobudo, nel ninjutsu e nell'escrima. E poi ci sono io. Nessuno ha ereditato l'altezza della mammina, vedo. Spiritoso. La nostra altezza è funzionale. Hanbo sono alti 90 centimetri. Come diavolo faresti a combattere con due armi lunghe 180 centimetri? E io sono alto 1,30 m per un motivo ben preciso. E quale? Suppongo che ora dovrò parlare della mia storia al diavolo. Tutto ha avuto inizio quando attorno al 1600 mia madre insieme al samurai Gonnosuke Muso sfidarono il più grande samurai di quel tempo, Musashi Miyamoto, e, manco a dirlo, vennero sconfitti con estrema facilità. Gonnosuke, dopo questa umiliazione, viaggiò e si allenò per anni, cercando anche una tecnica in grado di sconfiggere Musashi. E ci riuscì? Tornò a vendicare la sconfitta? Ma che diavolo, sto cercando di raccontarlo! Quanta pazienza! Allora, una notte uno spirito arrivò in sogno a Gonnosuke e gli suggerì di accorciare il suo bastone. E voilà! Arriva io! Siccome ero più corto del Bo, ero più facile da manovrare, più agile, veloce. Ma non era sufficiente. Gonnosuke riadattò diverse tecniche di armi a me e così andò a sfidare nuovamente Musashi. Ora la memoria è un po' offuscata, non ricordo esattamente se vincemmo o pareggiammo, ma di sicuro non perdemmo. Perché sono troppo forte! Fatto sta che dopo questo epico combattimento, Gonnosuke trovò lavoro presso la famiglia Kuroda per addestrare i loro guerrieri in questo nuovo stile che chiamò Jojutsu, l'arte del bastone corto. Ma non si chiama Jodo? Ragazzino, un attimo di pazienza e fammi finire. Ah, ok, mi scusi. Dunque, dove ero rimasto? Ah, sì. Nel corso dei secoli feci mie svariate tecniche di altre discipline, come quelle del Kenjutsu, del Tanjojutsu e di altre armi. Venni tramandato solo ed esclusivamente all'interno della famiglia Kuroda fino al 1927, quando poi uno degli allievi incominciò a distruggere la polizia e la marina. Purtroppo nel 1940, col cambio dei tempi, dovetti adattarmi anch'io se non volevo cadere nel dimenticatoio e cambiai il mio nome in Jodo, via del bastone corto invece di arte. Cambia poco, eh? Non ebbi comunque vita semplice in Giappone poiché mi misero insieme al Kendo. E com'è riuscito a separarsi dal Kendo, a trovare la sua indipendenza nel mondo e a non essere dimenticato? Rischiai di essere dimenticato, sì, ma grazie al Marine Don Drieger la scampai, perché mi fece conoscere agli americani. Quelli abboccano a tutto, basta che sia una cosa nuova ed esotica ed è fatta. È stato facile, lo ammetto. Comunque, chiunque decida di studiare il mio stile è chiamato Jodoka.
e deve indossare dei ghi blu con gli hakama, altrimenti scordatevelo che vi insegno la mia arte. Va bene cambiare il nome, ma non posso rinunciare a tutte le mie tradizioni. In ogni caso, le mie tecniche si imparano attraverso i kata, che aiutano la memoria muscolare e sono svolti rigorosamente in coppia, non uno di meno, in cui un judoka impugna il bastone e l'altro una spada lunga, corta o entrambe. Che noia, vecchio. È ancora lunga questa storia? Ho finito. E sappi che tu non sei poi così giovane. A me è piaciuta come storia. Ma chi è Tanjo Jutsu? Ma chi se ne frega? Sarà solo l'ennesima arma inutile caduta nel dimenticatoio. Ma io lo voglio sapere. Ma visto che sei curioso, te lo dico. È un'altra mia discendente. Eh sì, purtroppo è caduta anche lei nel dimenticatoio. Ecco, hai visto? Ma è giusto che il ragazzo sappia chi è. Lei ha due nomi. Il più famoso è Tanjo Jutsu, altrimenti è anche conosciuta come Stecchi Jutsu. Sostanzialmente è l'arte del bastone da passeggio e... Ma davvero? Che cosa ridicola? Abbi un po' di rispetto. Non è affatto ridicola. Fermati un attimo e ascolta quello che ho da dire. Ok, ok. La sua storia è molto più recente della nostra. Eccola là, è appena entrata nella stanza, la vedi? Si è messa vicino a Tetsubo Jutsu. Credo ci sia del tenero tra quei due, peccato che siano entrambi così impacciati. Comunque la sua nascita è strettamente collegata a un evento molto importante avvenuto in Giappone, conosciuto come Restaurazione Meiji, che, detta molto in breve, vietava ai samurai di andare in giro armati e apriva le porte alla cultura occidentale. Soprattutto il modo di vestire piaceva parecchio ai giapponesi all'epoca e un simbolo occidentale che indicava di appartenere a una classe sociale elevata era il bastone da passeggio. Dai, ma questo cosa c'entra? Se mi fai finire lo capisci! Questa cosa del bastone piacque moltissimo agli ex samurai che non potevano più andare in giro a sfoggiare le loro spade e il loro rango per vantarsi, quindi ripiegarono su questo arnese all'apparenza innocente. Nel 1885 l'ex samurai Uchida Ryogoro riadattò un bastone da passeggio come arma di difesa personale, dando così alla luce Tanjo Jutsu, e suo figlio Uchida Ryohei perfezionò lo stile. L'arma si utilizza con una sola mano e ci vuole un ottimo tempismo per usare le tecniche che sono particolarmente efficaci contro gli spadaccini. Ah beh, molto utile devo dire. Piantala! Dicevo, i praticanti, chiamati Tanjo Jutsuoka, indossano anche loro un gi blu e un hakama e imparano le tecniche tramite i kata, come da me. Sebbene a lei piacciano moltissimo i bambini, insegna solo ed esclusivamente agli adulti. E non servono quelle ridicolaggini dei gradi, tutte sciocchezze per gli occidentali. La cosa affascinante è che non insegna solo a colpire e a parare, ma anche a bloccare le articolazioni qualora fosse necessario, tutto con un semplice bastone da passeggio. Non è affascinante? Già, già. E pensa che anche lei sarà dimenticata. Quanti talenti sprecati. Ma... io penso che siano solo sciocchezze antiquate, guarda me. È tutto merito mio se il Giappone è uscito da quella noia del periodo medievale. Se non fosse stato per me, a quest'ora avreste fatto la fine dei Maya. Questo non lo puoi sapere, caro il mio Hojutsu. Ah sì? Ragazzo, senti qua la mia storia, così ti svegli un po'. Allora, io mi chiamo Hojutsu e sono l'arte delle armi da fuoco, understand? Sono il più pericoloso qui dentro, poche chiacchiere. Pensa che la mia nascita è stata del tutto casuale, se non fosse stato per il naufragio di Fernaumen spinto sull'isola di Tanegashima nel 1543, ciaone proprio, non sarei mai esistito. Comunque, in questo naufragio vennero ritrovati degli archibugi, e nel giro di pochi anni, in tutta l'isola, vennero fatte circolare un botto di copie di questi fucili chiamati Tanegashima Teppu. Bastone di legno di Tanegashima, se vuoi saperlo. Stai parlando troppo? Ho avuto un ottimo maestro, a quanto pare. In ogni caso, queste armi vennero studiate ed ebbero risultati incredibili, cambiando per sempre il concetto di battaglia dalle mie parti. Tuttavia, in epoca Edo, il governo mi impedì di crescere, perché preferiva controllare ogni forma di violenza, garantendo così la pace nel paese. Però ti immagini che noia. Fortuna che dopo la restaurazione Meiji gli studi ripresero, stavolta con armi moderne. E sono andati avanti fino alla Seconda Guerra Mondiale. Ed ora eccomi qui. Ok, ma quindi in che cosa consiste la tua tanto acclamata tecnica? Ah, non l'ho detto. Vabbè, si usavano due archibugi in cui uno sparava e l'altro ricaricava con tre fucili alla volta e... Tutto qui? Wow, che rivoluzione! Non mi pare che pure tu sia messo tanto meglio di noi, comunque. Ehi,
Almeno l'evoluzione delle mie armi è ancora utilizzata nei campi di battaglia. Ma finiscila! Piuttosto, ragazzino, tu come ti chiami? Oh, finalmente vi siete degnati di chiedermelo. Io sono il combattimento con la spada. Mi chiamo Sport Chambara, ma alcuni mi chiamano anche lo Sport dei Samurai. E per me è un grande onore. Il mio papà si chiama Tetsundo Tanabe e mi ha fatto nascere ispirandosi alle arti marziali armate del Giappone medievale. Insomma, sono l'insieme di tutti voi, solo che con me non ci si fa del male e le tecniche sono utilizzate più per lo sport e il gioco che per studiare la filosofia. Io non ho mai sentito parlare di te, sinceramente. Si vede che non sei così sul pezzo come credevi, bello mio. E vedi di toglierti questo vizio di interrompere le persone mentre parlano. È maleducazione. Che sbatti. Va bene, ti chiedo scusa. Vai avanti e ti prego, sii rapido. Ci proverò. Sapete perché con me non ci si fa male? Le mie armi sono tutte fatte in gomma soffice e per stare sul sicuro faccio anche indossare un caschetto, così non mi preoccupo. Per quanto riguarda l'abbigliamento, non sono fiscale. Durante la pratica, e se non hai mai fatto nessuna arte marziale, puoi praticare in tuta oppure puoi usare un gi normalissimo. Si sta a piedi nudi o al massimo con calzature leggere. Però la cintura per i gradi te la diamo, così accontentiamo pure gli occidentali. Giusto per accaparrarsi qualche cliente in più. E per gli allenamenti come fai? Se è tutto finto, anche le tecniche lo saranno. No, sono verissime. E si studiano sia degli stili orientali che occidentali. Non per vantarmi, ma ho una mentalità abbastanza aperta. Grazie anche a mio papà che mi ha insegnato ad essere aperto a tutti gli stili di combattimento e alle novità, purché non contrastino col regolamento, che è semplicissimo. E sarebbe? Partiamo dal presupposto che da me non si deve essere iperallenati o avere tecniche raffinate per vincere. Praticamente l'incontro rappresenterebbe un duello. Chi colpisce l'avversario fa un punto. L'intero corpo è un bersaglio valido e si possono usare armi differenti. Sono molto divertente da praticare. Poi, un'altra cosa fighissima che faccio non sono solo gli incontri individuali, ma anche quelli a squadre, che possono essere uno contro uno o combattimento di tutta la squadra contemporaneamente. Cioè, dai, non è una figata? Hai finito di chiacchierare con gli sconosciuti? Dai, non essere maleducata. E tu da dove sbuchi? Lei è la mia sorellina. Si chiama Gioco Chambara e allena tutti quelli che praticano a livello amatoriale. Mentre con me si allena chi fa agonismo. Sport Chambara e Gioco Chambara sono attesi all'ingresso 3B. Sport Chambara e Gioco Chambara sono attesi all'ingresso 3B. Dai, forza, ci stanno chiamando, andiamo! Oh, certo, mai fare tardi. È stato un piacere conoscervi, siete molto simpatici. Ci vediamo presto! Ciao, caro! A presto, ragazzino! Chi l'avrebbe mai detto? Hanno chiamato quel ragazzino prima di me. Rassegnati, Hojutsu, non ci chiameranno più. Presto farai la stessa fine di Tanjojutsu e rimarrai qui insieme a me, così diventerai un... Jodo è richiesto all'ingresso 5A. Jodo è richiesto all'ingresso 5A. Mi hanno chiamato! La vita è bellissima, non bisogna mai disperare! Vedrai che chiameranno anche te! C'è ancora speranza per il futuro! Addio! Che persona tortuosa!